Il programma è offerto da CPL Concordia. È sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente. Energia, gas, fonti rinnovabili. CPL Concordia. Energia che migliora la vita. Buonasera da Roberto Salvini, ben arrivati a questa nuova puntata di Obrigado Italia. Ciao Riccardo Este. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, devo dire che questa puntata è, insomma, è un momento particolare del campionato del mondo, perché siamo oramai a ridosso delle semifinali. Abbiamo visto tante cose interessanti, Riccardo, abbiamo visto anche questo cambio del portiere prima dei rigori. Mai accaduto nella storia del calcio. Caspita, cioè, poi c'è anche rivelato vincente, lo copieranno secondo te in futuro? È un bel rischio, però insomma... Non si può sapere. Dopo, se questi sono i risultati, perché no? Sentiremo i nostri ospiti anche che cosa ne pensano. Allora, a proposito di ospiti, voglio dirvi che naturalmente vi ringraziamo, perché noi siamo vostri ospiti in tutte le case, ci state seguendo tantissimi in tutta Italia. Voglio farvi vedere ancora una volta le mail a cui potete naturalmente far riferimento per le vostre domande. A tal proposito, se tu sei d'accordo Riccardo, questa sera ribaltiamo un po' la novità della scaletta e facciamo vedere subito le ragazze, perché molto ci dicono: assolutamente, ma fateci vedere le ragazze, le nostre mondialine. Allora, eccole qua. E le facciamo anche Vittoria, un bel applauso. Elena e Valeria, ben arrivate, che hanno in comune due cose: il sogno di gloria e il fatto di arrivare da un concorso che si chiama Mistella del Mare. Ben arrivate. Siete pronte? La nostra Vittoria, come vedete, oltre a essere alta, potrebbe giocare in difesa. Cosa dici, Riccardo? Mamma mia, questa è... Se allora... Avevamo noi in nazionale, e la nazionale azzurra di testa non prendevamo il gol da Godin. Allora, andrà in redazione, perché farà da puntino di riferimento per quel che riguarda naturalmente le vostre domande. Prendete postazione e allora direi subito di iniziare a salutare i nostri ospiti. È venuto a trovarci Alessandro Scanziani, naturalmente tutti lo conoscono, ex calciatore di tante squadre, tra cui anche l'Inter. Con lui parleremo naturalmente non solo di mondiali, ma più in generale di calcio. E ben con arrivato. L'Inter ha vinto anche lo scudetto. Un applauso da Alessandro Scanziani, detto bicicletta, giusto? Bravo. Così scrivevano i giornali dei tempi su Alessandro Scanziani. Raja Besaz dal Grande Fratello, ben arrivata. Buonasera. E poi Gianluca Gemini, cantautore, cantante, avremo applauso modo anche di ascoltarlo. E poi qui invece Enrico Beruschi, anche lui ha giocato a calcio, sì. Serie A, giusto tu? No, terza C, poi mi hanno bocciato. Ma che roba. Ma con che risultati ha giocato a calcio? Ha vinto un mondiale, qualcosa? No, io avevo un allenatore un po' ho capito. Che diceva: l'importante non è vincere, ma partecipare. Ho capito. Però chi perde uno stronzo. Fabio Scimone, stilista, ben arrivato Fabio. Bentornato, perché è caso di dire. È la seconda presenza. E poi Manuel De Conte, opinionista sportivo. Buonasera a tutti. Manuel. Ciao, ciao tutti. Manuel. Ciao a tutti. Allora, io direi di iniziare subito facendo una piccola, diciamo tra virgolette, parentesi, ma importante, prima di iniziare a parlare di calcio, avremo modo di farlo per tutto il tempo, per fare un piccolo ricordo di Giorgio Faletti. Tu ci hai lavorato insieme, sì. Hai fatto tante cose, avete avuto le stesse radici, perché sapete che qui a Milano, lo dico per tutti quelli che sono in giro per l'Italia, c'era un locale storico, il Derby, in cui veramente molti, molti di oggi e di ieri hanno fatto esperienza, si sono costruiti una grande carriera e hanno mantenuto però delle grandi amicizie, sì, vero? Siamo partiti praticamente, nonostante i 10 anni di differenza, perché io ho cominciato tardi. Lui era in un trio, era i Topi d'Albergo, ma si vedeva che era proprio bravo, bravo. Poi dopo ha vinto un concorsino in Rai, una cosa, poi Antenna 3, poi Drive-In, e poi si è messo a scrivere. Io gli ho sempre rinfacciato con tutta l'amicizia e l'affetto,
che il suo libro sarà stato bello, me l'hanno detto, ma non aveva le figure. E io sono contrario ai libri che non hanno le figure. Beh, devo dire, Enrico, qualche volta. Ecco, si capisce meglio. Senti, un'ultima cosa su Giorgio Faletti. I ricordi sono sicuramente tanti, tante cose. Sì. Tu giustamente hai immediatamente fotografato questa poliedricità del personaggio, dalla canzone al cabaret allo scrittore, e oltretutto Riccardo, scrittore con bestseller di milioni di copie. Sì, senza figure. E anche il cantante. Assolutamente. Pensa se avessero avuto le figure. Vedi, ti voglio fare una domanda. Una volta Enrico mi hai detto, ho conosciuto tante persone sconosciute che sono diventate poi famose. L'avresti detto di lui? Di lui sì, perché guarda, ti posso ripetere un piccolo aneddoto. Quando lui è arrivato al drive-in, perché proprio Recchia ha voluto il regista, no? Venendo da Antenna 3, dice fai quel personaggio, e faceva il testimone di Bagnacavallo, no? Certo. Che era poi il paese di Cencio. E lui ha detto guarda Enrico, è l'ultima chance, poi dopo mi metto a scrivere, e io ho ancora da qualche parte quei 2 o 3 fogli di un monologo che stavamo mettendo giù e che non si è mai finito. Ecco, certo. Mai finito. Facciamo un applauso allora, in ricordo grande Giorgio, alle grande grandi Giorgio risate che ha fatto fare. Alessandro, allora proprio con una battuta di Faletti, di un suo personaggio, che diceva qui lo dico e qui lo annego, no? Allora ti chiedo, ma che cosa ne pensi innanzitutto di questi mondiali in generale? Allora diciamo che Argentina, Olanda, Germania e Brasile sono le magnifiche 4 che si contenderanno il titolo, no? Sì, ma dal punto di vista sportivo penso che sia un avvenimento eccezionale. Vedo tutti gli stadi sempre pieni, gente sempre molto contenta, al di là poi del risultato della propria squadra, cosa che magari in altre manifestazioni non succede. Detto questo, all'inizio si pronosticava Brasile, Argentina, io speravo l'Italia, Germania, che la Germania comunque ci arriva sempre, e poi pensavo la Spagna, invece la Spagna è stata oltrepassata dall'Olanda, comunque quelli che si pensava all'inizio sono arrivati. A questo punto bisogna essere un pelino fortunati, perché è una partita sola e non si sa mai come, cosa possa succedere. Sicuramente l'Argentina con l'infortunio di De Maria ha perso una pedina molto importante, e il Brasile con Neymar, che era, pur essendo giovane, pur essendo la prima esperienza di un mondiale, era il giocatore più in forma, era quello che aveva dato un'impronta, che anche ogni tanto forte, prendeva e risolveva il problema da solo, che certo, era poi il problema realizzativo. Adesso io pronostico la Germania perlomeno in finale, perché mi sembra che sia superiore a questo Brasile. Secondo te il fatto che molte squadre anche in questa ultima tornata hanno dovuto lottare fino ai supplementari e addirittura ai rigori, lo potrebbero pagare dopo tutto questo sforzo eccessivo? Sì, sicuramente sì, perché le condizioni climatiche in Brasile sono particolari, c'è un caldo e un'umidità tremenda, per cui non tutti riusciranno a recuperare dopo tempi regolamentari più i supplementari. In alcuni casi i calci di rigore. I calci, sì, vabbè, il calcio di rigore è più un aspetto, sì, psicologico. Esatto, che non uno ti, stress dal punto di vista psicologico. Che non magari dal punto di vista proprio di quello che si può consumare. Bisogna vedere quanto riusciranno a recuperare dopo aver fatto 120 minuti. È dura. È dura, sì. Allora, in Juin sono pagati, sta lì a guardare. Il fatto di essere pagati non, ha, è, che non però, è una discriminante. Io sono sempre stato un suo ammiratore, devo dire che anche senza la palla al piede è riuscito. Siamo in tempo protetto. Sì, 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 perché sì, parlare dei mondiali senza tirare giù moccoli è difficilissimo. Dai, provaci tu. Come hai visto questi mondiali dal punto di vista... torniamo ancora un po' sull'Italia, dal punto di vista italiano, e poi in generale come hai visto questi mondiali? Una bella ciofeca, dell'Italia. No, una squadra veramente temprata, alle più grosse difficoltà, hanno giocato veramente col cuore. Se invece di usare i fax avessero giocato coi piedi, forse facevano qualcosa di meglio. E invece questo mondiale, dal punto di vista, diceva Alessandro Scanziani, dal punto di vista dell'entusiasmo del pubblico, è stato un successo. Anche tu sei d'accordo? Ma insomma io... ma poi vanno i supplementari, pieni, vuol dire che non fanno. Sì, gli stadi pieni, questi qui, poverini, tanti che vengono colori, in... no, dei tipi che
quando si vedono inquadrati il saluto, c'è dei deficienti paurosi, cioè come si fa, inquadrami per favore, ciao, momento di ciao, no, per favore, guarda, ci siamo anche noi, che saluto. Non ecco, si può, è come quelli che nel ciclismo spingono e attraversano la strada ai ciclisti, cioè dei ciula, ma che stiano a casa. In effetti è vero, Enrico ha toccato un punto giusto. Questi mondiali sono anche una grande vetrina per chi vuole apparire al di là del calciatore delle squadre, è vero? Fabio Scivone. Dunque direi che il Brasile in questo momento, anche per quanto riguarda finanza, moda, è terreno fertile e abbiamo visto veramente che si sono spostati tantissimi talenti, ripeto, l'abbiamo detto anche all'ultima puntata, ed è terreno veramente fertile. Ora, forse è stato sovrastimato tutto questo, e mentre invece è stato un coito interruptus, perché quando sembrava che eravamo tutti lì pronti, fibrillazione, eccetera, eccetera, ma come? Tutto qua, già finito. Fanno i supplementari per dare un contentino, perché dice se no... Per far durare un po' di più lo spettacolo. Sì, per far durare. Tutto organizzato. Sì, è tutto organizzato. Il Manuel del Conte. No, io volevo rispondere a quello che diceva prima, che diceva che Neymar è una grossissima perdita per il Brasile. Io penso che più che Neymar, che sicuramente è importantissimo, la perdita più grande del Brasile, che quindi non passerà il turno, secondo me è Thiago Silva. Perché non avere Thiago Silva, che tra l'altro si è fatto ammonire stupidamente, secondo me trovare un sostituto in questo momento non è così facile per il Brasile. Thiago Silva è la difesa. Ma Dante penso che non abbia la stessa qualità, la stessa classe, però lo potrebbe sostituire. Mentre Neymar chi lo può sostituire? Un giocatore della sua fantasia, della sua qualità, il Brasile purtroppo non ha. Ma forse... è un Brasile nettamente inferiore a quello che poteva essere quello dell'82, dove c'erano tutti c'erano fenomeni. Almeno due o tre campioni, poi invece qui tolto Neymar. Sicuramente qualità... il Brasile non è stato all'altezza delle aspettative, perché comunque sta giocando molto male, anche con la Costa Rica ha giocato veramente male, secondo me. Era giusto che fosse quello che vuole. Ma, chiaro, c'ha ragione, assolutamente, non chiede permesso a nessuno. Però secondo me non merita di passare il turno. Poi con queste due, diciamo, intoppi, chiamiamoli così, o questi deficit, secondo me difficilmente passerà il turno. Volevo chiedere un'altra cosa, ma se il Brasile non passa il turno, cosa succede in Brasile? Visto che adesso sono fatti tanti... Probabilmente con l'infortunio di Neymar hanno tolto un po' di responsabilità a tutta la squadra, a tutti i giocatori. Perché certo, il giocatore di qualità, quello che li ha portati praticamente, certo, è stato il goleador, è stato quello che gli ha risolto più partite. Senza di lui almeno hanno, diciamo, tra virgolette, la scusa di dire beh, senza di lui non possiamo perché competere. Tutte queste manifestazioni, ha tolto un po' di responsabilità, tutte no? Queste manifestazioni che sono state per giustamente o non giustamente per i mondiali, secondo me adesso col fatto che se il Brasile non vincerà il mondiale, secondo me succederà una guerra civile lì che scoppia veramente il disastro. Sentiamo il parere di Raja. Abbiamo già parlato di questa cosa inizialmente. Ci siete messi d'accordo. No. Io inizialmente non avevo deciso di non guardare questo mondiale per protesta, tra virgolette, però sai, in Italia questo non si può fare. Protesta per che cosa? Per tutta la preparazione. Tutto ciò che è successo prima in Brasile, che magari potevano essere questi aiutati. Sprechi, insomma, questi sprechi allucinanti in un paese difficile, però ovviamente era una cosa, tra virgolette, mia, che poi non è stato possibile non guardarlo, perché da casa mi mandavano i messaggi con le partite, tante di foto, i risultati, per dispetto, quindi alla fine è finita che l'ho guardato anch'io. E che idea ti sei fatta di quello guardiamo che hai visto, intanto insomma. Il tabellone dalla regia, intanto che tu continui la tua riflessione. Che riguarda proprio i risultati. Che cosa ti è piaciuto di più, insomma, di questo mondiale? Queste sono le quattro squadre che si sono qualificate appunto per le semifinali, e poi si incontreranno tra di loro la Germania con il Brasile e poi invece, come abbiamo detto, l'Argentina con l'Olanda. Beh, cosa mi è piaciuto di più, innanzitutto, prima di arrivare qua, io essendo magrebina, di vedere delle squadre dell'Africa.
sì, che fino ad ora comunque magari non hanno saputo rivalutarsi in questo contesto calcistico, come l'Algeria, giocare bene, nonostante, diciamo, il caldo afoso, il Ramadan, l'hanno messa tutta. Perché queste squadre, appunto, fino a qualche anno fa, sì, perché si nella conosce... fase eliminatoria poi sparivano. Invece sì, adesso comunque fino ai quarti di finale qualcuno sì, è andato avanti, guarda, ottavi, quarti di finale. Ecco, cioè, in realtà tra il Marocco e l'Algeria non c'è molto amore, però quando si è in un contesto, diciamo, di successo, alla fine non importa da dove arrivi, l'importante è che sei africano e che ci... E allora abbiamo difeso, diciamo, a casa abbiamo difeso il continente fino all'ultimo. Poi ho dei carissimi amici come Taider, che ha giocato, sì, e di conseguenza ho dovuto guardarlo per forza, un altro motivo per guardarlo, e alla fine ho già fatto interroga, la... Dal punto di vista musicale, che mondiali sono stati? Belli. Direi belli, cioè sono state la dimostrazione... Sono stati, sì, c'è ancora il mondiale, sì, non è finito. Devo dire, anzi, che c'è la fase la dimostrazione, più importante. La dimostrazione di come tutta la società del mondo sta cambiando, di come tanti paesi che prima contavano sì e no, adesso vogliono contare, che hanno fame di contare, hanno appetito di sedersi a tavola e mangiare. Questa è la dimostrazione di tante squadre tipo il Costa Rica o altre, che sia, come diceva anche qui la nostra carissima, che tante volte avere ancora fame fa giocare con l'anima. Certo. Mentre tante volte chi dopo il pranzo si avvicina a mangiare la cena non ha più fame. Certo. Il caso dell'Italia. Senti, visto che erano di giù. Allora, adesso abbiamo Vittoria, perché tante domande, stanno arrivando tante in redazione, giusto? Sì. Allora, prova a leggere la prima, così diamo ai nostri amici allora, un esempio. Allora, ci sono arrivati tanti email, da cui Giacomo da Barri scrive: sì, cosa ne pensate del cambio del portiere olandese prima dei rigori? Ecco, quello di cui abbiamo ci parlato. Ci vuole un bel coraggio innanzitutto, allora, il coraggio allora, di Van Gaal. Allora, tu vai pure in redazione, sì, adesso sentiamo i vostri pareri. C'è stato questo colpo di scena, questo portiere che è stato sostituito appositamente una per genialata, andare a parlare i rigori. Dai, una genialata, uno non se l'aspetta, mai visto. No, allora, è più bello ancora del portiere che va che lui era molto bravo sui calci di rigore. Ecco. Sì. Tu l'avresti mai fatto, tu sei anche un tecnico. E aggiungo, creerà una sorta di protocollo anche per altre situazioni a questo punto? Ma io ho fatto anche l'allenatore, ho cercato di fare anche l'allenatore con alterne fortune, e un cambio così sinceramente non l'avrei fatto, perché avrei delegittimato il portiere titolare, perché mi viene e mi dice: ma come, tutta la partita fai giocare a me se ci sono i rigori? Che aveva no, anche giocato bene. Ecco, sì, tra l'altro. Però è anche vero che se l'altro portiere ha dimostrato nel corso della preparazione, nel corso della sua carriera, di avere una caratteristica particolare, che è quella di parare più rigori del titolare, penso che sia anche giusto farlo, anche perché poi dipende un po' dal rapporto che si riesce a instaurare con il giocatore, in questo caso certo, con entrambi i portieri o con tutti e tre, perché ce ne hanno ma tre. Ma per te era tutti concordato? Ma probabilmente sì. Sì, perché comunque arrivare dopo 120 minuti aveva ancora una sostituzione da fare. Perché tra l'altro, vuol dire che un po' se l'era tenuta lì Van Gaal. Nel momento in cui para l'ultimo rigore che gli dà la vittoria, uno dei primi a ricorrerlo per abbracciarlo è stato il portiere che è stato sostituito. Certo. Il che vuol dire che l'ha preso per il verso giusto, con allora, l'atteggiamento giusto. È tutto giusto, programmato, oppure un bel colpo di fortuna? Perché dimostra che due persone che comunque hanno lo stesso ruolo possono giocare insieme per un bene comune, che è la vittoria in un contesto molto agguerrito come quello dei mondiali. Quindi questo secondo me è un esempio civile che andrebbe applicato in tutti i settori, non solo nel calcio. In questo caso per me è stata una genialata, infatti quando l'ho visto proprio grande applauso. Ma io faccio faccio una domanda: se non fosse stato il protagonista, se non ne avesse parata una, aia. Non so se Van Gaal tornava in Olanda, andava direttamente a Manchester. Ma nemmeno il portiere andava via. Dopo i mondiali cambia la sua vita lavorativa, giusto? Sì, perché andare a lavorare avrebbero rincorso lo stesso, ma per altri motivi avrebbe corso dietro. Manuel, tu l'avresti fatto un cambio così? Allora, guardando solitamente in Serie A non si cambia mai un giocatore quando c'è un calcio d'angolo per cercare di non, diciamo, di non cambiare l'uomo, quindi la marcatura uomo, non si guardano queste cose, quindi si dice: non cambio l'uomo che anche se è stanco perché deve marcare quello che colpisce di testa. Cambiare un portiere prima dei rigori, cavolo, chapeau.
poi è andata bene. Comunque sono d'accordo che secondo me era già concordato, quindi si sapeva che arrivati ai rigori avrebbero cambiato, perché se no non c'era spiegazione. Che tra l'altro è stato anche fortunato, certo, perché l'ha cambiato a 2-3 minuti alla fine. Se non si ferma il gioco non ha neanche la possibilità, certo, di cambiarlo, perché nel momento in cui l'arbitro fischia alla fine, gli 11 che hanno finito devono fare il rigore. Quando si dice il cuore. Sì, tante volte siamo nell'epoca delle specializzazioni, no? Io paro i rigori, io paro le azioni. Esatto. Io per le punizioni, permette. Che poi su questo argomento voglio poi, Riccardo, fare una riflessione, perché i mondiali ci stanno facendo vedere un po' di cose interessanti, tra cui sicuramente questa novità, diciamo, del cambio, ma poi anche tutti gli schemi delle punizioni. Stiamo vedendo degli schemi di una fantasia meravigliosa, vero? Sì, no, noi in Italia in genere siamo dei maestri, gli allenatori italiani sono dei maestri a preparare gli schemi sulle punizioni, ne inventano di tutti i colori, ma mi sembra che adesso ci stiano imitando gli altri, perché ho visto di quelle cose incredibili. C'era stato, ditemi se ve lo ricordate, un po' di anni fa, quando Zenga aveva fatto l'allenatore, mi pare, del Catania, che c'era uno in barriera che si era tirato giù addirittura i pantaloni, ti ricordi? È vero, no? Che non era contro il regolamento, oltretutto. Me la sono persa. Può essere questo un diversivo da applicare al calcio italiano. A un certo punto uno in mezzo all'aria tira giù i pantaloni, distrae gli avversari e fa gol. Io ci sono rimasto molto male, perché almeno con l'uscita dell'Italia mi aspettavo che la Francia andasse un po' avanti, non c'è uno Zidane, non c'era niente, ma almeno per cantare l'inno nazionale, che è così bello, fa. E invece piano piano sono usciti in sordina, che delusione. Non c'è nemmeno la Carla Bruni, la tua collega, vedi? Da dar la colpa alla première femme francese. Ma poi i francesi sono bravissimi a prendere l'occasione per creare delle canzoni il giorno dopo, hanno una genialità anche sul fatto di Zidane. C'era la canzone dopo 2 secondi della testata in quel mondiale, non so quando l'hanno pensata. Io ho visto l'ultima partita anche del Brasile. Dalida fece un cosa pezzo. Diceva Diceva Code de Bull, colpo di testa, si intitolava. Poi continuava Zidane la Marche, Zidane la Marche. A parte che era spettacolo, molto bello. Ho visto l'inno del Brasile cantato dai giocatori da tutto lo stadio, si era durato 20 minuti l'inno, non finivano più di cantare. C'è una cosa. E insomma, allora adesso abbiamo da vedere un video di un calciatore italiano, di un attaccante, non diciamo chi è, adesso lo scoprirete a 2 secondi. Ma voglio farvi fare una riflessione. Riccardo, chissà se questo giocatore potrebbe, un tipo di giocatore così avrebbe potuto far comodo all'Italia, ma anche in generale magari... Uno simile l'abbiamo lasciato a casa, forse era meglio portarlo. Beh, proviamo a vedere. Che è Mattia Destro, vediamo. Nella storia della nazionale sono diversi i centravanti di qualità e fisico che si sono distinti nelle varie edizioni di europei e mondiali. Tra questi, Cristian Bobovieri è stato uno dei più prolifici, con 9 reti segnate in 2 edizioni mondiali, alla pari di Roberto Baggio e Paolo Rossi. Con la maglia azzurra Bobo ha raccolto tante soddisfazioni, riuscendo a spiccare per le proprie doti atletiche, pur non vincendo nulla, a parte l'europeo con la nazionale Under 21 nel 94. Con l'Italia 49 presenze e 23 reti, al 9° posto tra i marcatori di sempre. Il suo esordio il 29 marzo 97 contro la Moldavia. Il mondiale di Francia 98 è quello in cui Bobo dà spettacolo. Nella squadra di Cesare Maldini, Vieri segna ben 5 gol. Ma l'avventura italiana si conclude ai quarti di finale contro la Francia, padrona di casa, sfida terminata ai rigori in favore dei Bleu. A causa di un infortunio deve saltare gli Europei 2000, ma si ripresenta in grande forma per i mondiali coreani del 2002, al servizio di Giovanni Trapattoni. Nel torneo asiatico segna 4 reti, prima di naufragare negli ottavi contro la Corea del Sud a causa dell'arbitro Moreno. La sua avventura termina nel 2005, di nuovo contro la Moldavia. Lippi pensò a lui anche per i mondiali del 2006, ma la scarsa continuità di gioco di quella stagione con la maglia del Monaco e la non brillante condizione fisica lo lasciarono a casa. Vieri rimane l'unico vero ariete del calcio azzurro, in attesa di vedere il suo degno successore. È bravo il nostro Bobone Vieri. Allora, potrebbe essere utile a qualcuno oggi un giocatore così? Ma adesso io centravanti di quel genere non ce ne sono più tanti. L'ariete d'area di rigore, il modello era quello del Barcellona, dove la punta era Messi, che non è più nemmeno una punta, però una specie di trequartista. Un giocatore che partecipa un po' di più al gioco, che non sia solo un finalizzatore.
Però averne uno che segna così tanto a me farebbe comodo, sì, e anche la nazionale. Tra l'altro Raja lui ha la fama di essere uno sciupa femmine. Sì. No, infatti e lo conosce. Te ne avrà parlato il tuo amico Taider, te ne avrà parlato. Allora, questi calciatori in realtà sono tutti un po' delle sciupa femmine. Io una domanda la faccio a un tecnico a questo punto. Siccome so che un po' tutti spingono per farli sposare un po' presto questi ragazzi, per farli un po' rimanere a casa e evitare non distrazioni. Non che sia poi tanto un deterrente, però. So, ma poi loro effettivamente dopo si sposano, fanno i bambini, tutto subito, però a una certa, quando arrivano a una certa età, poi ritorna l'adolescenza, tutto un tratto. Li conosce bene, io. Allora. Non so se non svegliamo altri segreti. Ha studiato sui libri. Con le figurine però. Le figurine. Le figurine panini, ha studiato sulle figurine panini. Senti, ma scusa, una domanda, tu lo sposeresti un calciatore? Già fatto. Innamoro, certo. Sì? Non avresti perplessità sulla professione che fa? Sempre in giro. Allora, io sono una sportiva e mi piace lo sport, quindi lui rischia un po' di soffocare, perché io poi seguirei lo sport. Lui non potrebbe dire, guarda, c'hai i bambini, stai a casa, no, vengo anch'io all'allenamento, non ti preoccupare. Marco Stretto. No, Marco, vabbè, fino a un certo punto. Tornerebbe a casa e poi faresti ancora la lezione del 4-4-2, no? Guarita. Io ho degli amici, anche altri giocatori, che a volte sono più guarita io, nel senso che dico, no, devi far così, cioè, quelli mi guardano tipo della serie. Gianluca, no, gioco io. Tu cosa dici di questo fatto di giustamente, come dice lei, dei calciatori, del fatto che comunque magari abbiamo visto anche Balotelli che durante in pieno mondiale ha avuto l'interesse di far sapere al mondo che si sarebbe sposato e che la fidanzata aveva accettato di sposarlo pur essendo in pieno ritiro. Cosa ne pensi? È che è un bel gioco. Siamo che fa parte, diciamo, del brodo. Fa parte di questa cosa. Sì, sì. Enrico? Chi è che l'aveva detto? Balotelli, non so. Te vedi che l'hai stupito? Porco cane. Non so, Fabio. Si sposa, che è già una cosa pericolosa. Conviene o no sposare un calciatore? Allora, rischioso, intanto, è bello, cos'è? Balotelli, vediamo le ragazze, è tornato a casa, quindi è andato giù dall'aereo vestito con questo marchio che vedete, che sto seguendo con lo sviluppo commerciale e quant'altro, che appunto lui e altri giocatori eccetera eccetera, per cui chapeau per il tantan che sta facendo. Si parla troppo dei calciatori per quello che fanno, non per quello che in realtà sono poi sul campo, mi sembra di capire. Io lo sposerei un calciatore, almeno per i soldi. Paxiamo. Sposeresti un calciatore? Una calciatrice? Un calciatore. Coming out. Sì, no, certo. No, no, cioè, no, forse non l'avete capito. Io sposo tranquillamente i soldi del calciatore. Che il calciatore, ma è vero che il calciatore, allora, sono tutti ricchi, no? Ma ci mancherebbe altro. 99%, cioè, sì. Sì, ma dipende poi dalle comunque categorie. Comunque sono più ricchi di quello che meritano. Bravo, è vero. Questo è effettivamente vero. Molte volte è giusto. È una vita dorata ed è la risoluzione della vita loro e di tutte le settime generazioni che arriveranno dopo, sempre che non scialacquino tutto. Adesso abbiamo un attimo di pausa, torneremo, riprenderemo con Gianluca Gemini che farà cantare ovviamente tutti quanti da casa, perché ci sarà a sentire il suo ultimo brano, e poi riprenderemo con il nostro salotto Brigado Italia. Tante cose, le vostre domande, tante curiosità, vi aspettiamo tra qualche istante. A tra poco. Las ganas de mí
basta nel massaggiare. Bravo, bravo. Una bella canzone, vieni, vieni qua. Allora, innanzitutto avevo una cosa in particolare questa canzone, eh? La sì. Cantavi come? Beh, come... sì. In spagnolo. In spagnolo. Perché Gianluca, dovete sapere che oramai, insomma, Riccardo è decollato, ha fatto tantissime questo apparizioni CD, televisive. Gigi, Gianluca CD, Gemini. Ecco. Guardate qua. Grazie. E devo dire complimenti perché, insomma, grazie a voi. Una bella canzone. Quanto conta nelle tue canzoni il testo e quanto conta la musica? Tanto, anche perché la musica... 50-50? Sì, la musica è comunicazione, per cui il testo è importante. Assolutamente. Sai Bravo. Che devo dirti che non a caso ho fatto questa domanda, facciamo una pausa a Gianluca perché grazie abbiamo a tutti. Francesco grazie. Rapetti che è arrivato ad aggiungere i nostri ospiti, che è anche grazie, figlio no? del famoso Mogol. Quindi ben arrivato. Grazie, Francesco grazie. Che è un musicista ed è un compositore. Sì. Più importante le musiche o le parole? Dipende dal tipo di canzone. Nella musica ballabile è più importante la musica, però il testo è soprattutto nella musica italiana è fondamentale. Senti, più importante la musica, abbiamo detto alla pari, nascono prima le canzoni a livello di testo o prima le musiche? No, qua è una discussione importante. In teoria nasce prima la musica, quindi i compositori cantano in finto inglese, vero Enrico che dice di sì, solitamente si fa in finto inglese e poi l'autore del testo scrive il testo, però per esempio la scuola genovese cantautorale parte certo. prima dal testo. Riccardo, dopo, così tu ti fai una riflessione, prima di chiudere, facciamo una svisata per rimanere nella musica con un piccolo ricordo, perché tuo papà ha avuto una cosa molto particolare con una canzone che si chiama Arcobaleno. Ah. Ci fai una piccola riflessione perché è interessante. A proposito, abbiamo detto a Alessandro, conta più il testo, conta più la musica. Conta più l'allenatore o contano più i giocatori? Giocatori tutta la vita. Sì? Ma tu sei anche allenatore. No, però... Se hai Messi è più facile vincere, se hai Scanziani è difficile. No, no, no. L'Inter ha vinto anche con Scanziani. Dai.
No, io penso che i giocatori abbiano una grandissima percentuale di merito nella vittoria. L'allenatore ha tanta percentuale nelle sconfitte. Sì. Purtroppo questo è questo. Questo perché? Questo perché? Perché o trovi l'allenatore che riesce ad essere manager, per cui ha una personalità che riesce a coinvolgere tutti i giocatori, ma quando in una società ci sono giocatori che prendono, ma non solo dal punto di vista prettamente economico, che prendono più dell'allenatore, vuol dire che loro contano di più di quell'altro. E quindi è come in una ditta che un operaio prende di più del direttore. Non ha senso. Nel calcio succede. Quindi delegittimi l'allenatore e non sempre riesce a farsi seguire. Certo. Enrico, una domanda da tifoso. Sto meditando. Ecco, tu sei più l'uovo o la gallina, fiducioso di un allenatore che ha avuto un grande passato da calciatore oppure non necessariamente? Non è necessario, no, non è necessario. Calciatori ce ne sono di bravissimi in campo, sembra gli allenatori in campo, e poi fare l'allenatore è un'altra cosa, no? Certo. Credo. Ovviamente, sì. Insomma, sì. Secondo me, certo che la giovane fanciulla di belle speranze che conosce i calciatori, vita, morte e miracoli, ma no. Si interessava sullo stipendio anche dei... degli allenatori, no? Perché anche gli allenatori. Adesso mi sto occupando anche degli allenatori, ah, perché voglio conoscere. Il prossimo passo sono i presidenti. I presidenti. Guarda che... gli allenatori guadagnano anche di meno dei giocatori. Beh, ma non è solo il guadagno, bisogna vedere anche tante altre cose. Ma la distanza fisica dove la metti? Se l'allenatore era anche un ex giocatore, insomma la fisicità rimane. E però era un ex. Cioè la bellezza va via, ma rimangono i suoi tratti. Ma la testa non conta. Ma lui ha avuto come allenatore Eugenio Versellini, che era il doppio di me, insomma. Come... Non ha fatto il doppio. Aveva la prestanza fisica. Proprio. Vabbè, però la testa sicuramente un allenatore la deve avere grossa, cioè, quanto un pallone, nel vero senso della parola, no, per coordinare tutto. Ci vuole un allenatore figo, ecco, questo è un po'. Ma pensa ancora alla prestanza fisica degli... Ma gli uomini sono interessanti per altre cose. Ad esempio, per la barba e così. No, portafoglio. Vi siete messi d'accordo. La vecchia nonna diceva: guarda il portafoglio. Se a me piace la parte del corpo dell'uomo, cioè perché il portafoglio. Ah, ma tu guardi anche il corpo dell'uomo. Ma qui ci sono. Ma a proposito di allenatori, Alessandro, chi è che vorresti vedere sulla panchina azzurra adesso? È una bella domanda questa. Sappiamo, no, quali sono i nomi? Mancini, no, Spalletti, sono nomi Cabrini. Che sono nomi che girano, ce ne sono tanti. In Italia siamo, diciamo, in generale molto ben preparati, perché la squadra di Coverciano è sicuramente un'ottima scuola. Poi ci vuole anche un po' di esperienza sul campo, che non guasta mai, perché è quello che spesso fa la differenza. Io mi auguro che prima di tutto si sistemi la federazione, in modo poi da dare il nome ad un allenatore, ma che lo segua, che lo aiuti, che lo sostenga, sia nei momenti positivi, e questi, certo, però anche nei momenti negativi, in cui magari, certo, i risultati non vengono, perché non è sempre... Gli allenatori hanno buone responsabilità, però se il materiale umano non è di primo ordine, non è facile ma vincere, certo, insomma. Io no? Francesco, dimmi. Prima parlavate dell'Italia, immagino, sono leggermente, certo, in ritardo. No, avete individuato di chi sono le responsabilità? Perché io mi sono fatto un'idea molto precisa, e che il problema è molto più profondo in Italia, perché si punta spesso questo mondiale e il mondiale scorso sui giovani italiani, ma i giovani italiani non sono a livello dei giovani delle altre nazionali. Non abbiamo i Neymar. Cioè l'Italia ha sempre vinto con gente esperta in campo, gente che magari ha un anno in più, due anni in più, insomma uno, due, ma anche cinque in più, però per mettere in campo gente che ha 20 anni, 21, o la metti che è Neymar, Messi, o metti un esperto. Questo è il mio punto di vista. È vero, però allora a questo punto è le squadre che non investono sui giovani, perché noi giovani forti italiani ne abbiamo tantissimi, il problema è che non giocano. Il problema è che se noi arriviamo in Serie A, i giovani di 20 anni non gioca mai, gioca allora, i 5 minuti. Allora, ci sono le federazioni dilettantistiche, forse dico una stupidaggine, ma anche la Lega Pro, mettono delle regole per far giocare i giovani.
Queste regole qua uccidono i giovani, li uccidono. E voi dite perché? Perché i giovani sono quelli buoni, sono pochi. Quindi riempire quattro giocatori in campo vuol dire che in panchina devono averne altri quattro. Quindi ogni squadra deve avere 8-10 giovani in campo. Fare tutto un campionato, cioè 20-25 squadre con 20 giocatori di cui 10 giovani buoni, non ci sono. Diventano delle semi primavere. Il livello si è abbassato rispetto agli anni 90 in cui giocavano invece le persone di una certa esperienza e i giovani comunque, quelli bravi, giocavano ugualmente. Invece queste regole protezionistiche, succede che il giovane cresce in mezzo a tanti giovani, poi quando va, si affaccia alla Serie A o veramente dove giocano gente esperta, poi crollano. Certo. Questa è la mia idea. Ecco, ma secondo te si potrebbe fare una sorta, questo lo chiedo a tutti, di accordo tacito tra le squadre di Serie A di non schierare un certo numero di stranieri, di dare spazio a determinati giovani italiani? Potrebbe esserci questa sorta di accordo tra le parti? Io, guarda, proprio oggi mentre guidavo, non sapevo che sarebbe entrato in questo discorso, però stavo ragionando su una cosa, che il calcio si è evoluto negli ultimi 5-6 anni moltissimo, non è più tattica solamente, non è solamente velocità come qualche anno fa gli inglesi, ma è molta, molta tecnica. Purtroppo le scuole calcio italiane non curano la tecnica, perché in Brasile fanno degli automatismi, cioè al bambino gli fanno fare 50 volte lo stesso esercizio, non è che gli viene l'elastico perché è un fenomeno, gli viene l'elastico perché quel bambino lì l'ha provato 50 volte. I settori giovanili italiani, quando un bambino non passa la palla, che bisogna passare la palla, ma secondo me bisogna dirglielo quando arrivano a 18-20 anni, se a 6 anni gli si dice appena tenta un dribbling passa la palla, succede che continuiamo ad avere la mentalità anni 80 italiana di facciamo tattica, facciamo gruppo, mentre però all'estero la tattica ormai con internet la conoscono tutti, in più hanno la tecnica, la velocità e i talenti, e noi, i nostri giovani, certo, non crescono con queste doti tecniche, quindi io, per chiudere il ragionamento, penso che alla scuola italiana dovremmo carpire, come loro hanno fatto con noi nella tattica, dovremmo prendere qualche allenatore di tecnica e puntare anche insieme alla scuola italiana a migliorare questi giovani. Dai ragazzini le squadre non hanno uno che proprio gli spiega queste cose. Penso che sia d'accordo anche Alessandro Stanziali, no? Essendo un tecnico. Ma il discorso non è così semplice come lo sta dicendo, il discorso è lungo. Io sarei prima di tutto del parere che le società italiane si riunissero e stabilissero un certo numero di stranieri. È chiaro che quelli europei... non così illimitato come attualmente. Però in modo da dare più possibilità ai giovani di poter giocare. Certo. Detto questo, devono giocare i giovani... Deve essere un accordo non scritto questo, diciamo, giusto? Sì, un tacito accordo, esatto. Anche senza scritto. Poi li proteggiamo, però, quando poi ci affacciamo all'estero con quelli che non vengono protetti, i nostri sono abituati con la protezione a giocare, non perché hanno talento vero, e poi dopo c'è una lotta impari. Cioè, io penso la lotta impari c'è già con le società straniere che sono ricche perché possono comprare i fenomeni, cosa che noi facevamo ai nostri tempi, adesso non lo possiamo più fare. Io parlavo di nazionale adesso, quindi non... No, diciamo di club, a livello di club. Ti do ragione. Si devono fare in modo da preservare il talento dei nostri giocatori, che se a 20 anni sono bravi però non giocano mai, non si fanno l'esperienza per... Il problema della panchina. Sì. La saggezza dei popoli. Certo. Sopra la panca, giusto, la capra, campa, è anche una capretta, per cui possiamo mettere qualsiasi allenatore che campa, e se va sotto che crepa. Ma per evitare che crepi, quanti giovani almeno, se fosse possibile questo accordo, dovrebbero trovare posto in una squadra italiana durante il campionato? No, quattro? Non si può fare numeri, così come in Lega Pro ci sono degli incentivi a chi fa giocare i giovani, così come nelle leghe dilettanti. Deve giocare chi è buono di giocare, chi è bravo, non perché è un obbligo far giocare quelli giovani. Certo. A calcio deve giocare chi è bravo. Se uno è bravo a 18 anni, gioca 18 anni, se uno è bravo a 36, gioca 36. Certo. Io invece la penso in modo diverso. Secondo me bisogna obbligare, anche in Serie A per dire, a far giocare i giovani che sono nati praticamente in quella squadra, in modo tale che tutte le squadre non fanno giocare un caprone, cercano di sviluppare la loro primavera, di sviluppare i loro allievi per far crescere dei campioni. E questo che secondo me non succede. Scusate, perché sono andato a vedere gli allievi del Milan. Anche Raja poi. E sono tutti stranieri, sono tutti stranieri. Sapete che ci sono delle classi, parlo di età,
che magari sforano, no? Perché certo, quell'anno si punta sul 94, magari c'è un giovane che è del 93-92 che ha un anno in più, bisogno per crescere, certo, tagliato fuori, non vale più, lo leggevo in intervista. Però c'è un'idea, Riccardo, che è quella un po', tra virgolette, dell'estero, di fare realizzare le squadre B. Le squadre giusto? B, sì, cosa ne pensi, Riccardo? È un'idea rilanciata anche qualche giorno fa da Andrea Stravaccioni, il tecnico dell'Udinese, ex allenatore dell'Inter, quella proprio di formare delle squadre B, insomma, l'esempio della Spagna di quadratura del cerchio, è un giusto? Campionato dove allora possono giocare le squadre B di tutte le squadre, non solo i grandi club. Sapete chi l'ha fatto in Italia per primo? Gaucci. Gaucci che poi ha avuto problemi, certo, aveva comprato il Perugia in Serie A, sì, aveva la Viterbese, aveva, adesso non mi ricordo, in Serie B o Serie A, cioè, aveva tre o quattro squadre e tutti i giocatori che arrivavano anche da Materazzi e via dicendo li faceva crescere, certo, è una buona idea. Su questo Raja, per chiudere. Comunque c'è anche un distacco a livello di età, no? E questi ragazzi giovani, io non lo so, se mi sbaglio mi può correggere in qualsiasi momento, dovrebbero, secondo il mio punto di vista, avere un esempio, che sono le altre, l'altra generazione, diciamo, più grande, prenderli anche come esempio, dato che sono comunque dei campioni anche dai quali imparare. Certo. Solo che c'è un distacco netto e si è visto comunque nell'Italia di oggi che non c'è comunicazione tra una generazione e l'altra. Questo, secondo me, ha portato anche a un problema reale di questa, tra virgolette, fallimento in questo mondiale. Non c'è, si vede che non è una squadra un po' divisa proprio in generazioni. Certo. Raja, sei stata nominata. No, gli elementi. Nominata esperta di calcio, volevo dire, questo completare la cosa. Perché l'ultima volta che mi hanno detto sei andata a casa, no? Chi rimane con noi? Allora adesso guardiamo un video. A proposito di grandi gol, è un gioco che abbiamo lanciato che sta andando molto bene. Riccardo, la volta scorsa il gol di Alessandro Del Piero, mondiale 2006, il mondiale che ci ha dato il quarto titolo mondiale. E adesso qua il più veloce alla nostra email, che adesso vedete apparire, e vince una tessera di 50 euro. La Sdai Card caricata con 50 euro. Potranno un gol giocare, non è un giocatore italiano, un gol bellissimo, segnato uno dei tanti mondiali. Stavo a indovinare chi è il più veloce. Allora, adesso, a proposito di email, ne abbiamo tante, dobbiamo fare una sorta di risposte veloci perché andiamo a chiudere, poi ci sono ancora due o tre cose da fare. Allora, vai pure con un'altra domanda. Allora, Filippo da Cuneo. Pronostico chi giocherà la finalissima. La finalissima, chi giocherà la finalissima allora? Olanda, Germania, Brasile oppure Argentina? Brasile, casa sua, ha detto io gioco. Per me il Brasile gioca. Brasile. E poi quell'altra chi è? Argentina, Olanda, l'Argentina o l'Olanda? L'Olanda. L'Olanda, allora Brasile e Olanda, dai. Brasile, anche perché poi andrebbe in onda dopo le semifinali, prima della finale. Sì. Allora, qui cosa dici? Complimenti per la luce, lo studio, neanche da Barbara D'Urso, credo che ma comunque allora, la finalissima Argentina, un l'Argentina po' sia Don't Cry for Me Argentina, e dall'altra parte contro contro il Brasile, ci mettiamo, ma sì, Argentina Brasile, un po' dai. Saudage ci sta, ma mi piacerebbe molto vedere Argentina Brasile, sì, mi piacerebbe molto. Francesco, io tifo l'Olanda, lo dico proprio spudoratamente, sì. E secondo me è Germania-Olanda, sarà... Germania-Olanda, poi Alessandro. Una finale Canziano europea, tra virgolette. Gianluca? Ma anche io Argentina-Brasile. Raja? Beh, io... Il Marocco? Il Marocco. Quanti amici hai tra quelle squadre? Il Marocco non c'è. No, guarda. No, secondo me, cioè, ovviamente Argentina-Brasile, figo. Io non sono filo tedesca, quindi in caso opterei per un Olanda Argentina, Olanda Brasile. Olanda Brasile, sì. Dai, Alessandro Canziani. Germania Argentina. Germania Argentina. Germania Argentina. Bella finale. Altra domanda. Brasile Olanda. Ha scritto anche una ragazza, l'Italia possa arrivare in finale ancora. Era la finale Italia 90, Germania Argentina. Sì. Sì, che vinse la Germania. Tranquillamente. Attenzione alla prossima domanda, che ci fa? Giovanna da Taranto. Da Taranto, Giovanna, ciao, da Taranto vai. Un parere sulla nuova scelta di Prandelli. Questa scelta di Prandelli che a quanto che pare insomma... zitto zitto in Turchia. Tra parentesi, parlavamo prima di Quattrini, quindi assolutamente. Dalla polemica dei troppi soldi
come allenatore della nazionale hai tantissimi soldi turchi. Sembra che non sia vero. Lui ha detto che prenderà poco più di quello che prendeva come allenatore della nazionale azzurra. Però ecco, questo accordo che è arrivato fuori in pochi giorni, non è un po' sospetto? Ma io non credo che ci sia stato prima del mondiale, perché tra l'altro aveva già l'accordo per continuare. Poi il mondiale come è andato, ha tre dimissioni, probabilmente il giorno dopo gli altri si sono fatti avanti. E lui, preso tra virgolette della disperazione che può avere un allenatore quando sta vivendo quei momenti, non dal punto di vista economico di sicuro, ha accettato perché vuol mettersi subito in gioco, vuol dimostrare che non è quello dei mondiali. Certo. Io credo che lì abbia subito troppe pressioni da troppe persone, perché ha convocato delle gente che nei due anni che ha preparato questi mondiali non aveva mai chiamato, per cui non so se era libero. Tu cosa pensi di questa scelta anche di Cassano, che a quanto pare molti hanno detto è stato imbarazzante, cosa dici? Sì, io penso che lui non avesse in mente di convocare Cassano. Poi le vicissitudini, l'infortunio a Rossi, la stampa che ha premuto, che l'hanno un po' condizionato ed è stato un po' costretto a chiamarlo. Ma se non è stato lui a voler convocare Cassano, secondo te chi è stato a voler convocare Cassano? Un nome, mi faccio questa domanda allora. Non lo so, però siccome nei due anni precedenti non l'aveva mai chiamato, non capisco perché chiamarlo. Ma appunto, al di là che Destro, tra virgolette, ha rifiutato di andare senza una certezza di poter giocare, perché... Però anche là non si convoca un giocatore dicendo tu non giocherai mai, cioè... No, non credo che gli abbia detto così. No, vabbè, no, chiaro. Gli ha detto ti convoco, spero. Abbiamo 5 punte, i titolari sono 1 o 2 e gli altri si giocano la possibilità eventualmente di entrare. Te la senti? Sì, no. Mi sembra che sia stato anche un discorso onesto, perché c'è qualcuno, certo, che invece... che secondo me qualche volta va bene, perché i giocatori al di là della loro età spesso sono ancora dei bambini. No, io comando, tu vieni, punto e basta, certo, sostanzialmente. Ultima domanda e poi abbiamo la parte finale, qual è? Allora, una ragazza ha scritto, si è molto polemizzato sul fatto che l'Italia avesse al seguito mogli e fidanzate, certo, ma anche le altre squadre l'hanno fatto. Le stesse, certo, è vero. Cosa ne pensate? È vero, anche gli olandesi, per esempio, hanno tuttora tutte le mogli e fidanzate al seguito. E tu perché non sei andata? No, è per quello lei che non è fidanzata, è per quello che per calciatore protesta non voleva vedere i mondiali. Forse ecco i prossimi mondiali. Vedi, ecco, se si fidanzerà con un calciatore lì che gioca, deve essere concentrato. Ecco, velocemente, Rajat, cosa ne pensi? No, ma guarda, sono d'accordo che le mogli siano andate, che sono d'accordo anche che, se non so se mi sbaglio, che ci potranno essere anche i ritiri anche normalmente, con qualche occasione speciale. Tu saresti andata? Sì, ma stai scherzando, okay. Chi se la perde un'occasione del genere? Sei matta, uno sposato fa un lavoro, io conosco della gente per esempio che fa il sindaco, perché? Per stare fuori di casa, quindi l'occasione per farsi... Francesco, diciamo, cosa dici, giusto o è una distrazione? No, secondo me... diciamo bisogna tamponare la cosa, certo, però è giusto, perché secondo me stare un mese e mezzo via non è semplice, lontano da casa, e quindi se dopo va in depressione il calciatore potrebbe essere così. Gianluca? No, va sei bene. Favorevole? Sì, sono sei abbastanza favorevole. Piccole dosi, non è che deve stare lì. Chiediamo a un calciatore che si è fatto penso senza moglie, senza... fatto una turnazione. Chiediamo... Ma si sta così. Roberto, chiediamo ad Alessandro Scanziani, giusto o sbagliato, aver portato le moglie o in generale portarsi la famiglia al seguito? Ma dipende un po' dal gruppo che è a disposizione, dal tipo di rapporto che si sta uno tra di loro, se stanno bene assieme, se nei momenti di pausa tra un allenamento e l'altro convivono bene, allora si possono anche lasciare a casa le mogli. Altrimenti si possono anche portare, ma non credo che sia quello discriminante, insomma. Certo, non è stato clamoroso. Tutte le società se le portano. Diciamo che è stato una delle... Che problema, scusa. No, magari poi ci sono anche le mogli dei calciatori che non vanno d'accordo tra di loro. La situazione è calda in Brasile, mettici pure questo stress, i ragazzi giocano male. Credo che i gruppi musicali... Ma per cosa posso litigare le mogli tra di loro? Allora, se ci litigano. Pensa ai gruppi musicali. Tu per una vita avuto con la moglie rompi palle in televisione. No, ma quella lì è finta, quella lì. C'è anche quella vera. Siamo alla fine. Francesco, avevamo lanciato
un piccolo aneddoto, perché la vita è fatta anche di magie, come nel calcio. Tuo padre ha avuto l'occasione di realizzare una canzone molto particolare, Arcobaleno, che potete andare a ascoltare quando volete, di Adriano Celentano, che però è arrivato in modo molto particolare, vero? Ma io so la versione che poi certo, è stata, certo, diciamo, resa pubblica. È una canzone dove mio padre ha composto il testo immaginando o pensando o ha sentito, diciamo, Lucio Battisti che come guidasse la sua mano, cioè come se fosse una lettera scritta da lui, certo, no? Che è strano perché di solito quando si scrive i testi si scrive in certo, una persona, quindi. E lui ha avuto delle, diciamo, delle situazioni, per quanto ne ricordo, perché qualche anno è passato, certo, particolari, dove delle diverse persone continuavano a raccontargli di ho sognato Lucio Battisti che voleva mettersi in contatto con te tramite un arcobaleno. Certo. Diverse persone gli hanno riportato questa versione, fin quando lui un giorno mi raccontò che era con la sua compagna e vide un arcobaleno mentre guidava, come se scendesse sulla macchina. A quel punto lui, non lo so, comunque ha sentito, certo, molto, molto forte questa cosa, e ha scritto questa canzone. Diciamo che è nata in modo totalmente diverso da tutte le altre canzoni. Tra l'altro, un aneddoto piccolissimo, è una delle pochissime canzoni interpretata da Adriano Celentano, buona la prima. Certo. Cioè la cantata in studio, ha provato a rifarla e si è messo anche buona si commosso. Bene, abbiamo concluso, grazie Enrico. Allora, grazie, tu so che vai in ritiro adesso, giusto? Vado in ritiro con, perfetto, le mogli degli altri. Ah, ho capito. Ma scusa. Grazie a tutti. Dai, perché prossima. Essere stati con Scivone, noi. Manuel del Conte. Una battuta finale, da 0 a 100 quanto conta la fortuna in un talento di un calciatore, al di là dell'abilità? Zero. Il talento uno ce l'ha, se lo coltiva, ma non esiste solo il talento di Messi, di Cristiano Ronaldo, esiste il talento di Gattuso che si è fatto da solo, certo, e ha vinto tutto quello che c'era da vincere solo con la forza della volontà. Quanto conta la più moglie Raja invece, la moglie di un calciatore veloce? Tantissimo. Okay. Grazie a Riccardo Este, grazie a tutti voi, da Roberto Salvini alla prossima. Obrigado Italia, obrigado a voi, ciao! Ci vediamo dopo le semifinali. Il programma è stato offerto da CPL Concordia, è sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente. Energia, gas, fonti rinnovabili. CPL Concordia. Energia che migliora la vita.